Allora, oggi siamo qui con Monsignor Mario Oliveri, vescovo delle diocesi di Albenga ed Imperia, che ci ha onorato della sua presenza per questo benvenuto al 2012. Abbiamo visitato il reparto di pneumologia e soprattutto i malati. È stato un bellissimo momento vedere il nostro vescovo abbracciare i malati. Grazie, lo è stato anche per me. Vengo ogni anno nel tempo natalizio a fare visita a questo ospedale, ormai da più di 20 anni. Lo faccio nel tempo natalizio generalmente perché il tempo natalizio ci ricorda la visita di Dio all'umanità. Dio viene a visitarci perché il Figlio di Dio si fa uomo, perché il Figlio di Dio assume la natura umana. Visita a questo luogo si rifacesse a quella grande visita che Dio fa continuamente all'umanità nel suo Figlio. Anch'io, piccolo ministro di Cristo, debbo visitare l'umanità, l'umanità sofferente, l'umanità bisognosa di ricevere ciò che solo Dio può dare, di ricevere in definitiva la salvezza eterna, ma già tutto l'aiuto necessario per vivere bene tutta l'esperienza nel tempo, nello spazio, nella vita quaggiù e soprattutto anche per vivere bene, sì, la grande esperienza che tutti gli uomini prima o poi fanno della sofferenza, della malattia, della privazione di tante cose in questo mondo, dello spogliamento di se stesso, dello spogliamento del proprio vigore, della propria salute, fino allo spegnimento della vita quaggiù, perché si apra totalmente all'eternità. Questo è il significato della mia visita nell'ospedale, accanto ai fratelli, certamente, che in questo momento stanno facendo l'esperienza del dolore, della malattia e dunque di una prova particolare della sofferenza fisica anche. Con tanta sensibilità, perché chi di noi non fa la stessa esperienza prima o poi?